realizzando un disegno a matita abbastanza definito e anche molto schematico per arrivare poi ad un'illustrazione completa ad acrilico. È importante definire il disegno senza lasciare delle parti incompiute. Solitamente lavoro a stratificazioni, quindi preparo delle basi più o meno corpose e materiche per differenziare le texture che vedrete successivamente durante il processo creativo. Per fare questo, alcune volte utilizzo il medium gel denso opaco, altre volte non lo utilizzo perché ho bisogno di densità diversa di base. Questo medium mi dà la possibilità di dare più corpo al colore che sto utilizzando, quindi utilizzando meno colore riesco comunque ad avere una superficie più materica. Ovviamente a seconda della direzione delle pennellate ottengo delle texture diverse. In questo momento non sto controllando la texture, ma sto semplicemente creando un fondo abbastanza irregolare da poter poi successivamente applicare altri strati ed ottenere degli effetti molto particolari. In questa prima fase non mi preoccuperò di essere preciso e andare nel dettaglio, perché successivamente, grazie all'acrilico, alle qualità dell'acrilico, potrò coprire ogni errore, ogni sbavatura. Ho scelto dei colori scuri perché di solito utilizzo delle basi più scure. Successivamente andrò a stratificare il colore con dei colori più chiari. Sapendo che nell'altezza della guancia avrò un colore più rosato, sulla punta del muso avrò dei colori più chiari, inserisco dei colori scuri ma di gradazioni diverse. Quello che sto facendo è cercare di creare matericità in questa prima stesura del colore. Questo porterà a una superficie irregolare che mi darà la possibilità di creare successivamente delle texture diverse a seconda delle parti dell'immagine. Uso gli heavy body della Lipitex perché hanno una grande viscosità, quindi scivolano sul foglio in un modo eccezionale e soprattutto i colori scuri riescono ad essere coprenti e omogenei già dopo la prima o la seconda stesura. In questa fase di prima stesura utilizzo pennelli piatti per il fondo perché devo coprire uno spazio e non voglio perdere troppo tempo con un pennello piccolo o tondo, e per i dettagli, anche se non possiamo parlare espressamente di dettagli, nelle parti più piccole utilizzo un pennello tondo che mi permette di essere un pochino più preciso. Sono dei pennelli a pelo corto abbastanza duri, sia i tondi che i piatti. Questo perché questo acrilico è abbastanza denso e con un pennello troppo morbido non riuscirei a stenderlo come desidero. In questa prima stesura io stabilisco dove andranno i colori finali, definitivi. Sembrerebbe una stesura casuale, in realtà quasi sicuramente dove metto il colore scuro inserirò dei colori chiari, dove sto mettendo dei colori più chiari il colore finale sarà più scuro. In questa fase non diluisco molto i colori, diluendo il colore non avrei un colore così materico e sarebbe anche meno coprente. Prendo il colore così com'è dal tubetto con pochissima acqua, ma proprio se dovessi magari mischiare due colori, allora un goccino d'acqua a volte lo utilizzo, ma in questa fase non utilizzo quasi acqua, non è necessario. Questo perché? Perché voglio una sorta di campitura meno controllata e più ruvida, più materica. In questa fase utilizzo comunque dei colori extra fini perché penso che la qualità del risultato finale sia dato dall'utilizzo dei materiali giusti, degli strumenti di qualità che mi permettono appunto di arrivare a determinati risultati. Sto incidendo a secco sull'acrilico, lo sto facendo dopo la prima stesura perché l'acrilico crea una patina diciamo plastica, e quindi non vado a graffiare la carta ma vado semplicemente a schiacciare l'acrilico. Alcune volte incido con acrilico secco se voglio un risultato più netto, più secco, altre volte incido con la base asciutta e questo fa sì che il segno rimane un pochino più delicato. L'acrilico secca velocemente, quindi se non usiamo un ritardante bisogna stenderlo sapendo cosa stiamo facendo. Ho i miei colori, utilizzo molto il rosso, l'azzurro, questo perché mi piacciono molto
Bruegel, Bosch, i fiamminghi in generale. Infatti, come riferimenti nel mondo dell'illustrazione, ho un illustratore fiammingo che si chiama Karl Kneut, anche lui lavora ad acrilico e trovo delle somiglianze molto forti con il suo lavoro. Mi viene spontaneo utilizzare questi colori. Non utilizzo sempre questi colori, ma l'accostamento cromatico che preferisco o a quantomeno che mi esce spontaneo è quello che vedete in questo momento. Sto diluendo il colore in modo tale da renderlo più trasparente per creare delle velature e giocare con il fondo più scuro. Partire da una parte, ad esempio in senso rotatorio, da sinistra verso destra, per poi ritornare al punto di partenza. Questo modo di lavorare ci permette di avere sempre delle parti asciutte che possiamo ritoccare, quindi non dobbiamo finire un singolo elemento che compone l'immagine, ma è preferibile avere una bozza continua dell'immagine fino ad arrivare a un definitivo completo. Per quanto riguarda l'aspetto compositivo, sicuramente non guardo gli illustratori come punto di riferimento, ma più l'arte, da quella contemporanea al passato. Mi piace molto Giotto, Caravaggio, addirittura Duchamp, che sembrerebbe lontano insomma da quello che faccio, ma è un interesse profondo per Duchamp. Molte volte, visto che l'acrilico è coprente, realizzo prima un fondo completo e poi vado con le immagini, ma in questo caso dove l'immagine è unica e abbastanza semplice e un fondo omogeneo, comunque lavorato ma monocromatico, preferisco lavorare sul fondo scontornando a pennello poi il personaggio. L'illustrazione per l'infanzia in realtà in questo periodo storico è cambiata perché è diretta non solo a un pubblico per bambini. Infatti io non mi definisco un illustratore per l'infanzia, ma un illustratore in generale, un creativo. Io disegno albi illustrati perché sento di voler raccontare qualcosa per immagini. Non prendo come punto di riferimento il bambino, in realtà io disegno per me, cioè la cosa che faccio è quella di mettermi a disposizione del testo pensando a sorprendere il bambino che è in me, e questa è una cosa fondamentale. Per quanto riguarda la scelta cromatica, che potrebbe sembrare matura o meno, noi dobbiamo sempre pensare che il bambino non è stupido, anzi è una spugna e è più capace lui di cogliere i dettagli, di cogliere delle particolarità nella composizione, piuttosto che noi adulti che abbiamo sovrastrutture che non ci permettono una visione limpida di quello che stiamo guardando. Forse il bambino ama tanti dettagli, tanti particolari. Questi particolari sicuramente lo fanno soffermare, lo fanno sognare durante l'osservazione delle immagini. Loro guardano le scarpette, l'infradito, le dita, le unghiette dei personaggi, questo sì, però non sappiamo in realtà quello che a loro piace. Loro devono essere stimolati e banalizzare le immagini con dei colori fluorescenti o il rosa per la bambina e il celeste per il bambino è il dramma del nostro secolo. In questo momento sto facendo la seconda copertura del fondo. Sto utilizzando un colore molto secco, non è diluito, ma la sensazione è quella comunque di una velatura, perché vediamo emergere il fondo. Voi direte: perché sta utilizzando un pennello così piccolo per uno spazio così grande? Allora, il pennello piccolo mi serve per controllare la pennellata. Questa sembra una pennellata non così attenta e misurata, però in realtà, sapendo poi quale sarà il risultato finale, mi regolo appunto di conseguenza e devo utilizzare assolutamente un pennello medio-piccolo. Ci vuole un pochino più di tempo, però il risultato finale poi sarà quello desiderato. In questa fase è molto importante stemperare il colore, che significa scioglierlo e mescolarlo per bene, in modo tale da non avere delle striature bicolore quando andiamo a stendere il colore sul foglio. Quindi ci vuole un pochino più di pazienza, bisogna mischiarlo bene sulla tavolozza in modo da ottenere un colore omogeneo, un unico colore. La scelta del colore, della stesura del colore, del primo colore, del secondo, non è data dalla qualità della copertura del colore che sto utilizzando, ma è una scelta prettamente cromatica.
Io gioco molto sulla realizzazione di texture corpose. Per ottenerla devo per forza di cose sovrapporre dei colori. Più o meno densi, ovviamente più densi, più corposi, più coprenti sotto e più delicati successivamente. Utilizzando un colore meno corposo, più trasparente, proprio per creare questo gioco con il fondo più denso. Come colore di base, ad esempio per l'occhio, per la parte alta della testa, per le orecchie, ho messo dei colori diversi. Adesso andrò ad inserire dei colori a contrasto, quindi dove c'è il nero metterò un bianco, un pergamena, un colore chiaro. Dove ho messo il rosa inserirò un colore scuro, così da ottenere profondità. Ho scoperto il pergamena come colore che utilizzo spesso dopo l'esperienza con le favole di Esopo. Avevo bisogno di trovare un colore che simulasse la carnagione dei personaggi, ma fosse anche diverso dal colore umano, di un incarnato più realistico, più veritiero. E il pergamena è stato di grande aiuto perché è un colore già composto che posso utilizzare. Poi c'è un'altra cosa da dire, nell'illustrazione il problema principale è riportare questi personaggi in varie pagine, quindi in varie illustrazioni. Riprodurre dei colori composti da 3 o 4 colori diventa complicatissimo, quindi l'escamotage sta nell'accostamento cromatico di colori già esistenti. Questo è fondamentale per una coerenza cromatica tra le illustrazioni. Tutti i pennelli che utilizzo sono tutti pennelli comunque a pelo corto e abbastanza rigido, perché l'acrilico è molto corposo e quindi non riuscirei a stenderlo con dei pennelli a pelo lungo. Per i dettagli utilizzo dei pennelli di martora. Sembra un controsenso perché la martora è costosissima, è più adatta forse all'acquerello, ma in realtà è l'unico pennello che mi permette di arrivare al dettaglio che voglio ottenere. Mantiene la punta, soprattutto mantiene la punta. Il problema dell'editoria è anche la consegna, quindi delle tempistiche abbastanza strette per poter realizzare più immagini. L'acrilico, essendo un colore che secca velocemente, si presta molto all'aspetto lavorativo, quindi all'editoria, all'illustrazione in generale. In realtà non uso neanche ritardanti, proprio per il motivo per le tempistiche. Ritardante è vero che non ritarda chissà quanti minuti, però quel cambiamento di viscosità che dà al colore non è una caratteristica che va bene per il mio modo di dipingere. Io lavoro con colori corposi, con colori densi, coprenti. Preferisco il medium gel denso piuttosto che prodotti che rendono il colore più trasparente. Dopo il primo strato di colore, quindi dopo la base, dopo il primo colore di base, io non lavorerò più sulla carta, ma lavorerò sull'acrilico. Quindi le pennellate successive saranno molto più gradevoli come sensazione. Cioè, il pennello scorre diversamente, il colore che vado a stendere diventa ancora più viscoso e scivola meglio. Non crea assolutamente problemi di trasparenza o di tenuta. Sto utilizzando una semplice candela e l'ho tagliata in modo tale da creare una punta più o meno una punta più adatta alle mie esigenze. Anzi, la ammorbidisco pure un po', così vado nel dettaglio. Il problema della cera è che se io la vado a stendere in modo irregolare anche su parti dove non andrebbe, poi il colore non attacca come dovrebbe e quindi mi troverei in difficoltà nelle varie fasi di copertura, di stratificazione del colore. La cera non fa aderire il colore che sto posizionando in questo momento. Vedendolo da vicino, già in questa prima fase dove il colore è fresco, vediamo che dopo una o due pennellate il colore si ritira e riemerge il bianco di fondo. La cera, essendo grassa, impermeabilizza la superficie sottostante, quindi l'acrilico messo successivamente non aderirà, non attaccherà al foglio e tenderà a ritirarsi e a staccarsi. Questo mi aiuterà a simulare l'effetto di un tronco d'albero, la corteccia di un tronco d'albero. In realtà sembrerebbe tutto un po' incontrollato, no? Quindi
delle texture magari divertenti, interessanti, ma senza controllo. In verità non è così, perché con una punta posso gestire le parti di bianco e scegliere se lasciare la corteccia o toglierla, dove lasciarla, dove toglierla. Quindi posso incidere senza spingere, senza affaticare la mano, il polso, togliere in modo molto dettagliato le parti di colore che non voglio sul foglio. Addirittura potrei toglierle anche col dito e otterrei un effetto diverso. Posso anche toglierle con una gomma per cancellare. Anche in questo caso utilizzo la stessa sequenza che utilizzo durante la pittura, cioè vado a strati. Il bello è che l'effetto è sempre diverso, quindi sì, è vero che puoi controllarlo, ma effettivamente cambia ogni volta, è sempre una sorpresa. Diciamo che può andare, poi ci torniamo successivamente. La preparazione del fondo più materica e le varie stratificazioni hanno creato al tatto ovviamente delle irregolarità, no? Che sentiamo molto bene. Queste irregolarità servono, in questo caso dove ho disegnato un topolino, a tirare fuori il pelo del topo. In realtà posso utilizzarla in varie situazioni, a seconda della modalità con la quale muovo la carta vetrata. Questa è semplice carta vetrata, ne uso diverse e consiglio di provarne diverse, perché ogni tipologia di carta crea un segno diverso, più o meno potente, più o meno grezzo. Questa è abbastanza delicata e creerà un segno percettibile ma molto molto leggero. Sicuramente adesso prende un valore diverso, un senso diverso tutto quello che ho fatto, perché effettivamente dove c'era la gota rossa riesce il rosso, dove c'era la pancia scura riescono dei segni neri che simulano in qualche modo il pelo. Una volta decisa la direzione, passata la carta vetrata nei punti dove avevo l'esigenza di creare questa texture così graffiata, devo, proprio per controllare il processo, devo ritornare con del colore. Ad esempio nell'occhio che si è graffiato, se lo voglio e lo voglio nero, devo riprenderlo con il colore e quindi devo continuare a stratificare acrilico su acrilico. Questa fase è molto delicata per un motivo, perché in questo momento posso evidenziare o posso nascondere i difetti della matericità della texture che ho creato. Lo faccio con un colore più o meno diluito, in questo momento è molto diluito perché voglio il segno che rimanga visibile. Quindi passo un po' di colore, è liquido, sta coprendo un po' troppo, prendo subito un foglio di carta. Preferisco il foglio di carta alla carta assorbente per un motivo, perché la carta assorbente assorbe molto e lascia la forma della texture della carta, mentre con un foglio di carta posso graffiare ulteriormente il colore e creare
rinforzare gli effetti che avevo creato precedentemente. Ecco, adesso sono anche visibili i segni che avevo effettuato precedentemente con la punta da incisione. Per farli vedere io vado contro segno, quindi se il segno è orizzontale vado in verticale e viceversa, e con un pennello con un colore molto secco, senza acqua, assolutamente senza acqua, e poco colore. Lo asciughiamo. E visto che sono masochista, prendo anche un colore ad olio diluibile in acqua per creare una sorta di invecchiamento. In realtà non voglio invecchiare il risultato finale del mio lavoro, ma ottenere un risultato più profondo, più corposo. Ho scelto un olio diluibile in acqua perché, essendo diluibile in acqua, posso scioglierlo anche con gli acrilici e in questo caso rallentare anche un pochino l'essiccazione dell'acrilico stesso. Lo stendo per bene, faccio entrare l'olio nelle insenature, nelle asperità dell'acrilico, della texture, e poi tolgo il superfluo. L'illustrazione con l'acrilico in questo momento, grazie all'olio, la scorrevolezza è cambiata, quindi scivola maggiormente il colore, aderisce meno e si scioglie con l'olio. Sciogliendosi ovviamente cambia colore, quel colore d'olio è un terra d'ombra naturale, quindi si scioglie, il mio rosa cambia colore, diventa un pochino più scuro e si amalgama al tutto, al resto. Ovviamente non è così meccanico, non seguo una linea guida, ogni illustrazione va studiata in modo diverso, quindi finché non ottengo il risultato desiderato continuo con le stratificazioni olio, acrilico, acrilico, olio, cera e così via. Adesso il fondo darò un'ulteriore mano per renderlo un pochino più uniforme. Solitamente non metto olio a caso in tutta l'immagine, ma scelgo alcuni punti dove voglio creare un effetto con il colore d'olio e lascio gli altri liberi. Non maschero niente in realtà. La cosa che faccio è questa. Metto l'olio dove serve e poi con l'acrilico vado a sistemare il perimetro del soggetto. Questo procedimento mi dà ovviamente la possibilità di definire e ridefinire le forme del mio soggetto. Ad esempio, se volessi un tronco più irregolare, potrei tranquillamente stringerlo, creare delle asperità. Ho uniformato la campitura del fondo, ho ritoccato i dettagli della cinta, ho passato l'olio sul tronco dell'albero. In questo momento andrò a dare un'ultima passata di olio. Allora, prendo il colore d'olio diluibile in acqua con uno straccetto. Lo scarico per bene, cioè tolgo l'olio dal panno per non sporcare troppo l'immagine. Ho bisogno di un colore molto tenue e omogeneo su tutta l'immagine. Controllo bene la quantità di colore che c'è sulla stoffa. Dopodiché parto da sinistra a destra, verso destra, e cerco di sporcare in modo omogeneo tutta l'illustrazione.
sto patinando l'immagine intera. In realtà adesso, anche se il colore è pochissimo, andrò a togliere ulteriormente il superfluo con il panno pulito, proprio per non rendere quest'ultima patinatura troppo evidente, troppo importante. Tra l'altro questa cosa crea non pochi problemi al tipografo, perché in fase di scansione i riflessi non aiutano di certo ad ottenere la scansione perfetta. Però per me quello che conta è dell'originale, quindi loro dovranno trovare la soluzione migliore. Adesso faccio un ultimo ritocco e vado ad inserire, diciamo, dei punti luce, anche se non sono dei veri e propri punti luce. Vado a schiarire le parti che ritengo un po' troppo scure, ad esempio le falangi delle zampine del topolino. Preferisco realizzare più strati ed arrivare ad ottenere un colore coprente, piuttosto che ottenere un colore coprente magari troppo chiaro, che poi andrebbe ritoccato successivamente.